casa? No. Anche se stavo andavi al lavoro? Andavo molto bene. Ma no. Mi chiamo Rosa, sono nata a San Marzano sul Sabbio. Sotto i riflettori? Ma che? Ma vabbè. Salla, provincia di Salerno. Sono nata il 41 di febbraio, il 28 di febbraio. Del 41. Dei poveri. La mia cuore non ci sono potuta andare, mi hanno buttato fuori perché mi sono ammalata, infettavo e gli altri partivai a fine alla terza elementare. Mi sono andata al lavoro e mi sono imparato un mestiere con una sarta e i miei genitori non avevano tanti soldi, sarta di laggiù, però non ti pagavano. La chiamavano, si chiamava tutta la scuola dove c'è il municipio. Il professore che mi ha fatto da cresemata mi ha fatto crescere la braciere con le quei garzini. Senti che disagio rispetto alla. Sì, molto. E mi ha portato, quando mi sono sposata, vestito con le toppe. Allora se tu c'avevi qualche cosa da mangiare, te lo mangiavo, se no ti passavo la sera. Anche la mazza c'avevo. Anche la stecca. Però qui. Faccio la sacca infinita, o lo faccio in nuovo o faccio in vecchio. I piedi si portavano sempre il zoccolo, faccio in vecchio. Faccio la roba nuova e faccio la roba nuova. Cioè, sto al passo con la moda. Con la domenica avevi un vestito. Sì, ce n'avevamo solo uno. Si guardavano i film bianchi e nero. Era la rilave. Ma io credo di no. C'era il grammofono con quella campana grande, con la novella che girava con questo disco. Ma avevi sempre il solito? Sempre il solito. Cioè, il solito. È il più bello. Quei vecchi film. Blu notte. Blu notte. Lo vedo quello. Con il babbo e la zia, come l'hai vissuta? Non potevo dire nulla, non tu potevo ribellare. Da genitore invece. Da genitore che io. Della scuola. Cucire, che non sai il centimetro, lo faccio giocare. Le volte rimane tutto. Dicevi, sai la matematica dei centimetri. Chissà se era leggera la penna o il lavoro. 3 anni che sto facendo. Abbiamo finito. Io la ringrazio molto. Ma che? Ti ho spiegato tutto? Tutta sì. La mia vita?